oggi una nuova equazione. Dell'equazione del calore abbiamo visto vita, morte e miracoli, come si suol dire. Ora passiamo all'equazione delle corde vibranti o equazione delle onde. Come avevo detto, sono tre le equazioni, diciamo così, fondamentali, cosiddette della fisica matematica: l'equazione del calore, che abbiamo già trattato, l'equazione delle onde, che vedremo ora, e l'equazione di Laplace, del secondo ordine, i tipi più importanti. Allora, supponiamo di avere una corda, l'equazione delle onde sono le corde vibranti, le corde di uno strumento, no? Che voi pizzicate, una corda e questa va su e giù, ecco, questa è l'equazione. Questo è il fenomeno fisico che sta alle spalle. Supponiamo di avere una corda omogenea, quindi la sua densità è costante, chiamiamola rho con zero. Naturalmente anche qui faremo delle approssimazioni, altrimenti non si può fare niente, non si può scrivere niente. Inestensibile, cioè non si allunga, quindi non è un elastico, è una corda. È perfettamente flessibile. Perfettamente flessibile vuol dire che non offre resistenza a piegarsi. E questo non offrire resistenza a piegarsi si traduce nel fatto che la tensione della corda, cioè la forza che agisce sulla corda, che insomma fa sì che la corda rimanga corda, è tangente alla corda stessa. Allora, se noi ci concentriamo sullo spostamento verticale, cioè il fatto appunto che pizzichiamo la corda di uno strumento e questo va su e giù, trascuriamo la parte orizzontale, perché sarebbe troppo complicato descrivere cosa succede, insomma, la direzione orizzontale. Allora, consideriamo, quindi c'è un sistema di riferimento, io vi ho scritto solo l'asse X, abbiamo posizione X, poi la posizione X più delta X, un incremento, e questa qui disegnata in scuro è la corda in un certo istante. Allora, supponiamo appunto che la tensione della corda agisca tangenzialmente, quindi sull'estremo X ci sarà una tensione che agisce in questo modo, sull'altro estremo nel verso opposto, no? Perché noi ci concentriamo su questo pezzettino. Indichiamo con Y lo spostamento verticale, noi solleviamo la corda e poi questa andrà su e giù. Questo spostamento verticale supporremo che dipenda da X e dal tempo. Allora, la pendenza della corda sarà, si vede qui dal disegnino, no? La tangente dell'angolo, che la tangente, che poi è la direzione della tensione della corda, l'angolo formato dalla tangente e dall'asse X, che ho indicato con teta XT. Naturalmente qui ci sarà un altro angolo che sarà teta di X più delta XT. Allora, la pendenza è data dalla tangente di teta, e la tangente di teta altri non è che, diciamo, la differenza delle y fratto la differenza delle x, quindi sarà dy su dx, che, visto che y è u di x a t, sarà la derivata di u rispetto a x. Allora, se noi scriviamo la legge di Newton, ma uguale f, allora la massa fra x e x più delta x, abbiamo detto che la corda è omogenea, quindi sarà la densità per la lunghezza, quindi sarà rho con 0 per delta x. Scriviamo ma uguale f proiettata lungo la direzione verticale, quindi abbiamo massa, accelerazione componente lungo y, quindi sarà la derivata seconda di y, quindi derivata seconda di u rispetto a t due volte, uguale, allora, alla proiezione di questa
lungo la verticale, quindi dobbiamo moltiplicare la sua intensità per il seno dell'angolo, ora qui si vede male, ma insomma per il seno dell'angolo viene la proiezione vista qui, seno di θ di x più delta x φ, meno t, perché è diretto dall'altra parte, seno di θ di x φ. Allora, se l'angolo è abbastanza piccolo, e noi supponiamo che lo sia, perché non è che abbiamo dato una grande, insomma, un grande spostamento verticale, allora possiamo, diciamo, come si dice, no? Confondere il seno con l'angolo e con la tangente. Questi sono discorsi da fisico. Un matematico dice, vuol dire confondere? Semplicemente che prendiamo l'approssimazione secondo la formula di Taylor a primo ordine, quindi sin teta è circa teta, perché poi ci sono infinitesimi di ordine superiore, e tangente teta è circa teta, perché ci sono infinitesimi di ordine superiore. Quindi per teta piccolo, per teta piccolo, sin teta è uguale alla tangente di teta. Allora qui al posto di sin teta ci posso mettere tangente di teta più delta x t, e qui lo stesso, tangente di x t, ma facendo tangente di teta x t, facendo di teta di tangente di teta di x più delta x sì. Allora, e tangente di teta x. Allora, però, siccome abbiamo detto che la tangente, quello qui è du su dx, questa relazione si riduce a essere lo zero delta x derivata seconda di u rispetto a t due volte u a t di x più delta x t per la tangente, quindi per questo, perché la tangente è la derivata di u su dx, quindi du su dx in x più delta x t meno, lo scrivo qui, t di x t per du su dx x t. Allora, a questo punto cancello questo bellissimo disegno e deriviamo per delta x. Dividendo per delta x, allora c'è anche un pochino più disposto per scriverlo, allora abbiamo rho 0 derivata seconda di u rispetto a t due volte uguale a t di x più delta x t du su dx x più delta x t meno t di x t du su dx x t diviso delta x. Allora facciamo una cosa, ecco, scriviamola un pochino meglio, se così allo stesso livello. Allora, a questo punto, facendo il limite per delta x tendente a 0, questo a cosa tende? A tutta l'area di S in un rapporto incrementale, perché qui c'è la funzione t derivata di u derivata parziale di u rispetto a x valutata in x più delta x t, e qui c'è la funzione t derivata di u parziale di u rispetto a x valutata in x più delta x. Quindi se si fa il limite per delta x che tende a 0, qui viene derivata rispetto a x di t di x t du derivata parziale di u rispetto a x di x t. Quindi avremo rho 0 derivata seconda di u parziale rispetto a t due volte uguale a questa.
Ora, se per semplicità supponiamo t costante, per cui se t è costante, qui abbiamo così. Si può anche lasciare così, ma insomma io voglio scrivere l'equazione, se no l'equazione delle onde. Allora, questo passa fuori perché la derivata di un prodotto, ma se è costante, questa è semplicemente una costante che passa fuori e quindi abbiamo derivata seconda di u rispetto a x due volte. Naturalmente qui ho lasciato perdere, ma sono funzioni di x e t. Allora, dividendo per lo zero, anche questo è stato considerato costante, abbiamo quindi t sullo zero derivata seconda di u rispetto a x due volte. Questo termine qui normalmente si indica con la lettera c al quadrato, perché questo qui ha le dimensioni di una velocità al quadrato, perché questa è una forza, dimensione una forza diviso una densità, per cui insomma potete calcolarvi tranquillamente potete calcolarvi tranquillamente che viene una velocità al quadrato. Allora, questa è densità, quindi rapporto tra massa e lunghezza, per cui questa equazione è scritta, in genere viene sempre scritta, la potete scrivere sia così, c quadro derivata seconda di u rispetto a x due volte, oppure la potete scrivere anche così, dipende che tipo di relazione, che tipo di notazione usate per indicare le derivate. Questa qui è l'equazione delle corde vibranti. Equazione delle corde vibranti o delle onde. Naturalmente l'ho ricavata nella maniera più semplice possibile. Abbiamo visto l'equazione delle onde, che si può scrivere anche così, ecco, in più dimensioni l'equazione diventa, allora in quel caso abbiamo una funzione che è funzione di x, y, z, allora diventa c quadro laplaciano di u, che laplaciano, vi ricordo, è la somma delle derivate seconde pure. Allora, ovviamente questo si può scrivere anche così. E questo qui, l'operatore derivata seconda rispetto a t due volte meno c quadro laplaciano, oppure in una dimensione meno c quadro derivata seconda rispetto a x, questo si chiama d'Alembertiano, operatore di D'Alembert, o anche operatore d'onda. Lo dico perché magari uno lo può trovare d'onda delle onde, delle onde, dipende come tradotto, e si indica così, con un quadratino e con un C. Quindi questo C sarebbe questo. Mi spiego, se voi aveste UTT meno 4 UXX uguale 0, allora sarebbe questo quadratino col 2 u uguale 0, per intendersi. Allora, se c uguale a 1, si scrive semplicemente quadratino di u uguale 0, che significa che derivata seconda di u rispetto a t due volte meno, nel caso di una dimensione sola,
derivata di u rispetto a x volte uguale a 0. Ah, quindi si legge così. Gli americani leggono box, scatola. Quindi box C of U equal to 0. Quindi questo per la notazione dell'equazione delle onde, che si può scrivere da Lambertiano, in italiano io l'ho sentito chiamare da Lambertiano C di U uguale 0. A dir la verità l'ho sentito poche volte, perché in genere si scrive direttamente l'equazione, ho finito.